pronto? Pronto? Pronto, chi è? Pronto? Pronto, il signor Lauri? Sì, lei chi è? Metta giù il telefono e alzi le mani, signor Lauri. Ma che cos'è, uno scherzo? Ho capito! Stia calmo, mi raccomando. Non faccia gesti improvvisi. Tenga sempre le mani bene alzate. Tecnico del riscaldamento al suo servizio. Tuttle. Lei lavora per il Central Service. Ah. Io ho chiamato il Central Service. Lo so, le hanno detto che non potevano venire. Per sua fortuna, però, io ho intercettato la sua telefonata. Ha intercettato? Ehi, un momento. Che significava quella pistola? Attento. Era solo una precauzione, signor Lauri, una semplice precauzione. Mi hanno già teso parecchie trappole sino ad oggi. Conosco un sacco di gente lì al Central Service che vorrebbe mettere le mani addosso a Derry Tuttle. Ah. Ehi, un momento. Sta cercando di dirmi che tutto questo è illegale. Beh, sì e no. Ufficialmente solo il Central Service è autorizzato a toccare questa roba. Tenga qui, per favore. Sì, ma sono così legati dai regolamenti e dalle scartoffie che non ce la fanno a rispondere a tutte le chiamate. E così sono disposti a chiudere un occhio, a patto che io stia attento. Il giorno però che si riorganizzeranno e aumenteranno le squadre di tecnici, allora sì che saranno dolori per me. Ma non sarebbe più semplice per lei lavorare... Mi tenga la torcia, per favore. Sì, scusi. Dicevo, non sarebbe più semplice per lei lavorare per il Central Service? Ah, troppo monotono, non potrei sopportarlo. Si sta scaldando. Che cos'è che non posso portare? I pezzi di carta. Odio la burocrazia. Ascolti, fra un po' di tempo, grazie al vostro bellissimo sistema, non si potrà più aprire un rubinetto senza riempire un 27B/60. Beh, a me non mi fregate. Suppongo che questa riparazione mi verrà a costare cara. Si sbaglia. Non lo faccio per soldi, lo faccio perché è emozionante. Perché è bello vedere posti nuovi, entrare e uscire dalle case, aiutare chi è in difficoltà. Presto però dovrò smettere, non ci si potrà più muovere senza un modulo. Eccolo qui. E questo è il suo problema. Ne ha uno nuovo? No, non ce l'ho. Però, al posto di quello posso metterci uno di questi, eh? Per me va bene. Aspetta qualcuno? No. Stia giù. Stia giù, ho detto. Mi fa male. Vada ad aprire. Svelto. Sì, sì, vado, vado. Mi dia la torcia. Ah, sì, ecco. Central Service. Central Service. Ah, sì. Ha telefonato, no? Ha telefonato, no? Problemi con l'aria condizionata, con giusto? Con l'aria condizionata, giusto? Sì, cioè no, è tutto a posto. Il guasto è stato riparato. Riparato? Riparato. Sì, intendevo dire che la macchina si è aggiustata da sola. Cosa si è aggiustata sì, da sì, sola? Sì, è sola. Strano, vero? Nessuna macchina si ripara da sola. Nessuna macchina si ripara da sola. Ci ha messo le mani lui, Dov, ne sono sicuro. No, vero, ci ha messo le mani lui. Scusatemi se vi ho fatto fare un po'. Non è detto che sia un viaggio a vuoto, amico, non sono è detto. Davvero curioso di vedere cosa hai combinato. Anch'io sono molto curioso, andiamo, scusa. Ce l'avete il modulo 27B/6? 27B/6. 27 Non ti vergogni? Guarda cosa gli hai fatto. Allora, ce l'avete o no il 27B/? No, non ce l'hanno dato. Ma ce ne procureremo uno. Coraggio, ragazzo, non è successo niente. Non è successo niente, va tutto bene. Scusate, ragazzi, cercate di capirmi. Io sono un tipo un po' pignolo, amo la burocrazia e la rispetto. Dove andremo a finire senza i regolamenti? Torneremo, non illuderti. Torneremo presto.
Stai calmo, Dos, ti porto a casa. Grazie di essere venuto. La prossima volta avrai ben poco da ridere. Complimenti, Laurie. Se l'è cavata bene, non era facile.